Casa di Cura Santa Rita, presentiamo oggi una nuova importante iniziativa, un consultorio ostetrico gratuito. Le motivazioni di questa iniziativa che andrà ad interessare, le donne in attesa le chiediamo immediatamente alla professoressa Virginia Mazzon, responsabile qualità e personale della Casa di Cura Santa Rita, nonché mamma di due figli. Professoressa, perché questa iniziativa è a chi è diretta? Allora, l'iniziativa è stata concordata con il dottore Rocco e con il supporto dei ginecologi della casa di cura, ed è diretta soprattutto alle donne in attesa per adesso. Poi penseremo in seguito se fare anche un eventuale consultorio ginecologico. L'attività di questo, cioè l'implementazione di questo consultorio è stata implementata per dare un supporto alle mamme. Cioè alle mamme in modo tale che abbiano un supporto, soprattutto medico e assistenziale nel corso di tutta la gravidanza senza essere gravati dal peso economico. Quindi una prestazione gratuita nell'ambito di questo consultorio, ma naturalmente con la qualità che è in grado di esprimere questa struttura. È evidente, non è che uno dà un servizio diverso rispetto alle pazienti che eventualmente cioè pagano i medici quando vanno a visita. E accanto logicamente al discorso di assistenza prettamente medica, implementeremo un corso di accompagnamento alla nascita in modo tale che le pazienti potranno conoscere bene tutto il personale presente all'interno della ginecologia, quindi avere contatti ed essere informate su come va avanti la gravidanza da parte delle ostetriche e dei ginecologi. E poi l'assistenza al neonato da parte delle puericultrici e dei neonatologi. L'altro dominus, diciamo, di questa iniziativa è responsabile del reparto di ostetricia e ginecologia della Casa di Cura Santa Rita, il dottor Vincenzo Rocco. Dottor Rocco, un consenso entusiastico da parte di tutto il suo staff. Cosa farete e chi lo farà? Chi lo farà? Siamo tutti noi medici dipendenti, in primis sì, l'altri colleghi sono la dottoressa Annunziata, la dottoressa Bruna, il dottore Memoli, il dottore Lanni e il dottore Pastore, che fanno parte del nostro organico. Chiaramente un ringraziamento al dottor Raccone e alla professoressa che ci hanno permesso di iniziare questa attività. Cosa faremo? Faremo la nostra normale attività, abbiamo sempre fatto da tanti anni, soltanto lo faremo in maniera gratuita, rivolti a tutti. Perché in maniera gratuita? Perché c'è un po' di difficoltà momentanea da parte di molte coppie che a volte si trascurano nel momento più delicato della loro vita e quindi ci offriremo e per il discorso visita, ecografia e per gli esami accompagneremo dal primo mese di gravidanza fino alla nascita in cui saremo presenti. Speriamo che ci sarà un buon riscontro di questa situazione anche per dare una maggiore fidelizzazione del territorio verso la nostra struttura. Mi piace ricordare questa sede, anche se non fa parte di questo pacchetto, però comunque è una circostanza interessante, il fatto che l'alta struttura del gruppo Taccone, che è Futura Diagnostica, è uno dei laboratori più avanzati in Campania, ma direi anche proprio nell'Italia meridionale, per quello che riguarda alcune analisi di tipo genetico, cioè praticamente la possibilità di prevedere in tempo molto in tempi ristretti l'eventuale, insomma, malaugurata presenza di svariate anomalie genetiche. Sicuro, il dottor Taccone è un precursore di queste metodiche, prima abbiamo tutte le nostre valutazioni citogenetiche, soprattutto con le nuove tecnologie di biologia molecolare, siamo in grado di capire tante malattie che vengono soltanto praticamente supposte. Ricordo che il laboratorio è convenzionato, questo vuol dire che si fa tutto con la classica impegnativa, è un posto sicuro.